Alla Galleria d'Arte Antonio Colombo è allestita una mostra di design, Flessibili Splendori. Racconta il periodo d'oro dell'azienda di mio padre, che con il marchio Columbus produsse mobili in tubolare metallico negli anni 30, continuando anche negli anni 50. È un caso unico nell'industria del mobile italiano in cui una impresa metallurgica si cimenta con la produzione di mobili su disegno di grandi designer e architetti. Produceva sofisticati tubi per aeronautica, per applicazioni motoristiche. Forte di queste competenze, utilizzava il tubo e lo plasmava in modalità inconsuete e la produzione abbracciava anche la falegnameria, l'imbottito, le prime molle su brevetto proprio. Tutto era fatto in casa, tranne i tessuti che venivano acquistati in tessiture di allievi del Bauhaus. Columbus partecipa intensamente alle triennali di Milano del 1933 e 1936. Abbiamo qui esposta la poltrona e poggiapiedi di Piero Bottoni, ma esposta anche la seduta del bar della triennale che mio padre arredò interamente. Fondamentale è stata la collaborazione con l'architetto Giuseppe Terragni per la realizzazione degli interi arredi della Casa del Fascio, un progetto fondamentale per il razionalismo italiano. Abbiamo qui esposto una delle seggiole del direttorio per gentile concessione della Pinacoteca Civica di Como, ma è esposto anche, fra i progetti dell'architetto Terragni, un banco e una seggiolina dell'asilo Sant'Elia. Abbiamo esposto un rarissimo disegno di Giuseppe Terragni della poltrona della sala del direttorio. È un disegno al vero, unico, importantissimo nell'economia di questa mostra. Un giorno nel 1933 mio padre decise di incontrare Marcel Breuer. Da lì nacque una collaborazione che lo portò a produrre per l'Italia e per il Sud Europa molti dei mobili su disegno di Breuer, grazie anche alla collaborazione col licenziatario d'allora, l'azienda zurighese Vombedarf. L'archivio Columbus non è solo costituito da pezzi originali, ma anche da una vasta quantità di disegni degli architetti, disegni dell'epoca, documentazione, biglietti da visita, cataloghi, filmati, tutto quanto a costituire un unicum nella storia del design degli anni 30. L'esperienza aeronautica di Columbus ha portato alla realizzazione di ardite soluzioni di curvatura, saldatura e di sbracci che non sarebbero stati possibili se non con le competenze di un'industria meccanica che continua fino ai giorni nostri con produzioni ciclistiche. Flessibili Splendori, la prima di un ciclo di mostre, Columbus Continuum, per raccontare le esperienze di design di un'industria metalmeccanica.